Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo 20° episodio della nostra carriera allenatore con il PSG. Oggi sono veramente illuminato malissimo, ho fatto 10.000 prove per poter far arrivare la luce giusta ma non ci riesco, quindi va bene così. In diretta ragazzi, stesso dal cellulare, devo salutare un po' di persone tramite i commenti nell'ultimo video, perché ve lo devo, voi mi seguite, mi avete chiesto di salutarvi e io vi saluto. Quindi saluto, allora, Davide Moratto, poi saluto Giangi 2005, poi un semplice Simone, il suo account si chiama solo Simone, poi saluto Federico Ceccarini, anzi rettifico, Federico Ceccarino, Ale Laro, Carmine Colangelo, Davide Arena e per finire Franci Ben A. È scritto così, spero di averlo pronunciato bene. Quindi ragazzi, dopo questi saluti ora dobbiamo andare a giocare la nostra carriera. Abbiamo la partita contro il Real Madrid. Mi è stato detto da un utente che io praticamente rifaccio le partite. È una cosa che proprio non sta né in giro né in terra. Io ragazzi la carriera la voglio il più reale possibile. Assolutamente, se perdo lo dico, ci mancherebbe altro. Quindi non avrei motivo. 5 minuti, leggenda, pioggia. Andiamo a giocarci questa partita con questa formazione. Alaba, CDC. Ho voluto di nuovo provare Ibra, visto che è andato bene la partita di andata e il cambio che abbiamo fatto. Ibra trequartista e Ben Yedder titolare. Ben Yedder mi sta veramente stupendo. Cioè è uno di quei giocatori che alla fine non tanto ti aspetti, ma è veramente devastante, fortissimo. E quindi ho detto vabbè, facciamolo giocare anche per questo ritorno di semifinale. Abbiamo vinto 2-0 in casa all'andata, quindi ora dobbiamo assolutamente... Madonna, l'ha tirata fuori Aubameyang. Dobbiamo assolutamente vincere e convincere. Questa è una crossbar challenge di Aubameyang. E dobbiamo portarci a casa la qualificazione per la finale. Guardate lì in alto, punteggio d'andata 0-2. Allora, è una partita molto molto tosta. Voglio fare un po' il caressa della situazione. Abbiamo tante motivazioni, vogliamo andare in finale, il nostro progetto, il progetto Champions, da dove sono partito, da dove ho fatto ripartire il mio canale, è andata benissimo fino ad ora, sono contentissimo. Il Real Madrid si schiera con Navas tra i pali, Ramos, Pepe, Carval, Marcelo, Kroos, Modric, Rodriguez e il tridente delle meraviglie, Cristiano Ronaldo, Benzema, Gareth Bale. La nostra formazione, come già detto, presenta il tridente Ben Yedder, Lacazette, Ibra con Alaba, CDC, Aubameyang e Payet sulle fasce, Laporte, Thiago Silva, Van der Wiel, Kurzawa e la sega Trapp in porta, che l'anno prossimo cambieremo assolutamente. Inquadrato Benzema, ragazzi, si comincia, il Bernabeu è completamente pieno per questa sfida, i giocatori sono carichi ragazzi, sono carico anche io. Si va nel match, si comincia ragazzi, è una partita fondamentale e qui c'è già il primo errore di Aubameyang. Dobbiamo stare molto attenti al Real Madrid perché vorrà sicuramente partire forte, visto che all'andata è finita 2-0. Dobbiamo stare attenti ai cross perché loro saranno pericolosissimi. Mamma mia, avete visto perché vi ho detto che Trapp è scarso? Questo è il motivo, non esce, è veramente un portiere ridicolo, non mi aspettavo fosse così scarso. Colpo di testa di David Alaba che non va a buon fine, abbiamo già rischiato praticamente, dobbiamo gestirla questa partita, a noi non serve vincerla, serve gestirla secondo me, non prendere gol, stare attenti anche perché facendo un gol noi ci mettiamo dalla parte della ragione, voglio dirla così, perché comunque sarebbe fondamentale. Qui subito pericoloso il Real Madrid, attenzione, mamma mia, pericolo, qui Trapp almeno qualcosa l'ha fatta. Prova a scappare via Payet, no, va centralmente verso Alaba, Alaba la deve tenere e la dà verso Thiago Silva, Thiago Silva allarga verso Kurzawa, Kurzawa affrontato da Gareth Bale. Purtroppo ragazzi vi ricordo che abbiamo un certo Di Maria infortunato, maledizione, ecco Lacazette che prova ad andare verso Ben Yedder, ancora Aubameyang, bella la giocata, la palla ancora verso Alaba, Alaba verso Kurzawa, Kurzawa la tiene e prova ad andare ancora verso Alaba, Alaba vede centralmente Ben Yedder che se ne va con una skill, Alaba, Alaba può caricare il sinistro rimpallato da un ottimo Pepe e Real Madrid può partire centralmente. Sto facendo una telecronaca proprio stile caressa proprio dall'inizio, attenzione alla palla centrale, bello il dialogo, occhio al tiro che può arrivare, meno male allarga tutto il Real Madrid e quindi l'azione si spegne qui.
qui rimessa laterale di Kurzawa. Ancora Kurzawa in possesso di palla, la dà alla porta, la porta non può fare errori e si appoggia saggiamente a Thiago Silva. Thiago Silva allarga verso Van der Vier. Van der Vier fa correre Aubameyang. Aubameyang prova ad andarsene sulla fascia. Marcelo, molto preciso. Ancora la palla verso Aubameyang, che la tiene col petto, però poi la perde immediatamente. Qui Ronaldo prova a scattare via. Ronaldo la tiene, fa correre benissimo Benzema. Benzema prova ad andarsene. Qui è pericolosa questa palla in mezzo. Colpo di testa di Marcelo. Non ci facciamo anticipare, per fortuna. E qui c'è il rinvio di Trapp. Colpo di testa di Ibra, perfetto in quella posizione. La casetta allarga tutto verso Payet. Payet va centralmente, prova a cambiare gioco verso Aubameyang. Aubameyang il colpo di testa che però non serve praticamente a nulla, perché riparte bene il Real Madrid. Attenzione a Cristiano Ronaldo, che si appoggia a Marcelo, che sbaglia tutto. No, riesce a tenerla. Bella questa palla verso Benzema, però qui c'è Laporte molto molto sicuro. Esce proprio elegantemente, allarga tutto Thiago Silva verso Alaba. Alaba prova ad andare centralmente, vede Zlatan Ibrahimovic che ovviamente non la perde, la tiene Ibra, fa salire Van der Vier. Van der Vier la tiene, vede Alaba centralmente, Alaba verso Ibrahimovic che però non ci arriva. Attenzione adesso alla ripartenza Real Madrid, dobbiamo stare molto molto accorti. Qui centralmente c'è un buco, occhio perché c'è CR7 in possesso di palla. Ronaldo, la parata di Trapp. Stiamo subendo veramente veramente tanto, qui non va bene, perché se fanno un gol qui riaprono tutto. Occhio, Trapp esce abbastanza bene. Attenzione a Pepe che l'allarga verso Ames. Ames, bellissima la finta, ed ora la mette in mezzo, colpo di testa perfetto. Si riparte con Dimitri Payet che la tiene, fa correre Kurzawa. Sì, Kurzawa verso Zlatan, vai Zlatan. Zlatan si allunga un pochettino la palla e poi la tiene. No, la perde perché la recupera Toni Kroos. Però Zlatan va ancora in pressione, prova a far sbagliare i giocatori del Real Madrid. Qui Bale è un po' indeciso. Il Real Madrid prova a ricominciare da dietro. Qui c'è l'errore, però non approfitta Ben Yedder. Molto teso Ben Yedder, secondo me, in questa partita. Lo vedo un po' svariare, nonostante abbia messo un'istruzione decente. Attenzione alla cavalcata di Gareth Bale che se ne va. Payet deve interrompere questa cavalcata. Il cross in mezzo, esce Trapp. E qui c'è Aubameyang che la tiene benissimo. Aubameyang, nuovo ruolo per lui. Praticamente gli ho fatto fare tutti i ruoli di questo mondo. L'ho messo esterno per limitare le scorribande di Ronaldo. Laporte allarga tutto verso Kurzawa. Kurzawa va lateralmente verso Payet che con una finta prova a portarsela avanti ma sbaglia tutto. Dobbiamo essere più corti, quindi ci mettiamo un pochettino più difensivi. Attenzione a Pepe, allarga bene verso Marcelo. Qui c'è Alaba. Ibra fa correre tra lo spazio. La casette frena, poi la perde in maniera abbastanza orrenda. Attenzione, qui è la palla centrale, Toni Kroos che vede Ames che allarga tutto. Ancora c'è Marcelo in possesso, palla che non viene recuperata, maledizione. Qui centralmente, attenzione alla palla allargata, il cross in mezzo, c'è Trapp sicuro. Si va al rinvio verso Ibra che ovviamente non la perde, anzi fa ripartire i suoi. Finisce il primo tempo ragazzi, gara molto molto chiusa, praticamente non è successo nulla e per noi va benissimo così. Si ricomincia con il Real Madrid in possesso di palla, hanno battuto loro. Real Madrid ha poche idee, devo dire, o siamo noi che chiudiamo bene oppure sono loro che appunto non hanno molti spazi, non hanno grande fantasia per cercare di recuperare questo risultato. Attenzione a Modric, Marcelo, la palla centralmente, non si fanno anticipare i nostri difensori. Qui recupera palla Ben Yedder e ricomincia da dietro per Laporte. Laporte imposta benissimo verso Kurzawa. Kurzawa la tiene, se ne va Kurzawa, vede Alaba. Alaba fa correre Van der Vier che può correre sulla sua fascia. Van der Vier, una Veronica, palla verso Alaba. Alaba, bello questo 1-2, velocissimo. Attenzione alla Lacazette che prova a girarsi. Lacazette ubriaca Ramos che però alla fine riesce con un abile tocco a recuperare palla. Ronaldo se ne va sulla fascia.
Van der Villa in ritardo, Ronaldo, 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 prova ad entrare in area, Ronaldo di fisico, la palla in mezzo, trap sicuro, e qui può ripartire Aubameyang, che però perde una brutta palla, attenzione, siamo un pochettino scoperti centralmente. Entra bene in area Marcelo, però non so chi era, sì, Van der Villa, recuperare, bellissimo qui. Aiuta bene Ibra, qui centrale dobbiamo stare molto molto accorti, bravissimo Paglia a recuperare palla. Però non potevi perderla di nuovo, però va bene lo stesso. Attenzione, imposta con rischio il Real Madrid, ovviamente qualche rischio devono prenderselo. Attenzione a Toni Kroos, che la mette in mezzo. Qui non ci facciamo superare. E può partire Ibra. Ibra fa partire Ben Yedder. Peccato, prossima partita qui. Ci avvisano dalla regia in pratica. Ma noi siamo concentrati in questa sfida di Champions League. Riparte bene il Real Madrid. Bellissima azione qui. Forse ho lasciato troppo presto il centrale, la palla in mezzo. Attenzione Ronaldo! Con una botta al volo Ronaldo firma l'1-0 per il Real Madrid. Che gol bello. Nel corridoio, guardate che palla. Azione veramente, devo dire, meravigliosa. Palla in mezzo e Ronaldo scarica una bordata alle spalle di Trapp. Rivediamo, mamma mia, che botta violenta. CR7 è un fenomeno, lo sappiamo. E purtroppo siamo sotto. Veramente stiamo combinando poco. Però anche il Real Madrid non stava costruendo granché. Però la verità è che siamo sotto e qui dobbiamo stare attentissimi perché rischiamo tantissimo. Cioè, se dovessimo prendere ora il secondo gol si metterebbe veramente male. Tutte le nostre certezze andrebbero a farsi fottere e quindi dobbiamo stare attenti. Qui Alaba allarga verso Ibra, Ibra si appoggia verso Payet, però Payet non riesce a recuperare questo pallone. Dobbiamo stare attenti, una partita che doveva essere tranquilla, ma si sta... alla fine, ecco qui, recupero, vai, vai con la ripartenza, oddio, tiene palla Ben Yedder, allarga benissimo verso Alaba, Alaba può correre, Alaba la frenata, vede il taglio, Alaba, maledizione, Sergio Ramos in copertura, ragazzi, 71esimo, dobbiamo fare qualche cambio, vediamo qualcuno stanco, io metterei Lucas al posto di Payet, che su quella fascia ha sofferto un po', e Verratti al posto di Alaba, per il resto va bene così. Dobbiamo resistere quantomeno, anche se ci siamo affacciati un po' in avanti. Ecco qui Lacazette in possesso di palla, Lacazette prova ad andare. Ecco Aubameyang, Aubameyang si appoggia verso Ibra che però si fa anticipare. E ora c'è la ripartenza del Real Madrid, pericolosissima. Occhio ragazzi, no, non dobbiamo farli attaccare per nessuna ragione al mondo. Qui centrale, recupera Ibra per un attimo. Bravo Ibra, lotta come un guerriero. Anzi, tu sei un guerriero, tu sei Dio. Dai Ibra. Occhio qui. Dobbiamo intervenire in qualche modo. Laporte, ma che anticipo ha fatto Laporte? E se ne va Lucas. In velocità, maledizione. Maledizione, no, Pepe. Non allargare sulla fascia. Oddio, la mettono proprio in mezzo questi. Oddio, se scarica il bolide da lì. No, meno male, si riparte. Vai Ibra. Ma che palla ha dato Ibra adesso. Sì, se ne va la casette. Mamma mia, resiste a Pepe. Pepe non può far altro che buttarlo a terra. Pepe ha ammonito nella gara di andata. Qui battiamo corto con Verratti, il nostro playmaker, che tiene palla benissimo e prova a rientrare. Verratti, no, non puoi perdere questi palloni, caro Verratti. Anche perché sei troppo alto, secondo me, come posizione. Però va bene. Occhio, perché penso che ora cominceranno a buttarle in mezzo a caso. Qui bellissimo il recupero. Vai Lacazette tra le linee. Lacazette prova ad allungarsi la palla. Lì se mi fossi allungato la palla sarei andato praticamente in porta. Qui lancio lungo che sospettavo praticamente. Oddio a Bale. Mamma mia, ma Laporte, ma che difensore è Laporte, ragazzi? Troppo forte. Vai Lucas, vattene in profondità. Lucas fermato da Pepe. Messo tra l'altro terzino sinistro, mi pare. Non so per quale motivo. Perde un'altra brutta palla Verratti. E qui è pericoloso. Mamma mia, meno male che hanno sbagliato tutto. Qui ripartiamo da Aubameyang, 88esimo ragazzi. Dobbiamo solo tenere palla praticamente e far scorrere il tempo. Qui se ne va in velocità Aubameyang. Mamma mia quanto è veloce Aubameyang. Proviamo a rientrare. No, abbiamo perso una brutta palla qui. Ho fatto una giocata che non serviva a nulla. Però Van der Ville è molto sicuro. Attenzione a Ibra.
Ibra, prova il gol dell'anno. Ibra! Volevo provarla da lì. Ero proprio sicuro che l'avrebbe messa dentro. Quindi non perdiamo neanche a Santiago Bernabéu. In pratica festeggiano tutti, guardate. Ma che gol ha fatto Ibra. Guardate, tiene palo, ho detto vabbè, da lì scarico una bordata. Boom! Alle spalle del portiere. In pratica ha voluto rispondere a Cristiano Ronaldo. Mamma mia, che bolide di Ibra. Poi a difficoltà leggenda, vale ancora di più in pratica, perché non è facilissimo sorprendere i portieri da lì. E quindi siamo 1-1 ed ora l'arbitro fischia, si passa il turno, si va in finale. È quello che sognavo da quando ho iniziato il progetto Champions e ora arriva la parte praticamente più difficile. Giocarci la finale, mamma mia, sono troppo contento ragazzi. Sotto la pioggia a Santiago Bernabéu. Ci portiamo a casa la qualificazione e andiamo in finale, mamma mia. Non me lo sarei mai aspettato ad inizio serie, veramente, ad inizio carriera. È passato l'Arsenal, quindi la finale sarà contro l'Arsenal. Squadra che gioca davvero a calcio, fanno dei fraseggi, delle giocate veramente belle. Ed ora arriva anche il premio torneo, 7 milioni aggiuntivi per noi, per essere arrivati in finale. E quindi ragazzi andiamo a vedere il calendario adesso, perché è importante vedere il calendario. Abbiamo da simulare queste due partite, direi, anzi addirittura tre, poi dobbiamo giocarci la finale di Coppa, secondo me, e poi la finale di Champions. Dedicherò solo un episodio alla partita di Coppa e poi alla finale di Champions, secondo me. Quindi avanziamo un pochettino, poi magari mi potete anche dire voi cosa ne pensate, ma penso di fare così. Contratto rifiutato per Goretzka, avevo proposto un piccolo rinnovo, però si vede che non è accettato, allora... La formazione è praticamente quella titolare, c'è un po' di stanchezza ma penso che non dovremmo avere comunque problemi perché l'Ajax gioca praticamente a specchio, quindi secondo me dovremmo fare bene. Perdiamo la partita, sbagliato il rigore la casetta, vediamo in campionato come siamo messi, errore mio ragazzi, assolutamente errore mio. Oddio, in campionato abbiamo un punto di vantaggio con una partita in meno, non è facile devo dire perché... Non è assolutamente facile. Qui cambio Ben Yedder e ci metto Zlatan Ibrahimovic per non farlo scendere. Volevo aggiustargli un po' il passaggio visto che stiamo facendo giocare da trequartista, quindi facciamolo allenare un po' sul passaggio. E devo dire che non mi aspettavo questa sconfitta, devo dire la verità. Attenzione a Ben Yedder che sta quasi diventando un 80, quindi fantastico Ben Yedder. Uno di quei giocatori che ha un overall basso rispetto a quanto esprime. Quindi ora abbiamo la partita qui di campionato, giochiamo con questa formazione che avevo già preimpostato, ovviamente qui dobbiamo sostituire automaticamente un giocatore. Allora, qui ragazzi non possiamo perdere, mi raccomando, abbiamo perso ragazzi, non ci posso credere. Questo finale di campionato ce lo fanno penare, abbiamo solo un punto di vantaggio sul Saint-Étienne ragazzi. Quindi è veramente dura, sono andato a simulare ma forse non dovevo farlo perché ora è durissima, conferenza stampa. Se non sbaglio fatemi controllare un po' il calendario perché qui è abbastanza complicata la cosa. Ebbene sì, è l'ultima partita questa di campionato, poi avremo le ultime due. Quindi ultima partita di campionato, la simulo ma devo gestire bene la formazione. Mettiamo tutti i giocatori più in forma, aspettate. Fatemi andare perché potrebbe arrivare già il primo titolo. Attenzione, abbiamo un punto di vantaggio. L'importante è tenere la vittoria. Poi non ci interessa cosa fa praticamente il Saint-Étienne. Ok, allora. Oddio, ma Ibra è infortunato. Ah no, è Di Maria, ok, infortunato. Sempre soluzione Ibra trequartista. Facciamo giocare questa volta in attacco Aubameyang, Lacazette, che bello carico. Alaba qui, Verratti, facciamo giocare qui come centrocampista Goretzka per questa finale di campionato, la porta assolutamente, Thiago Silva qui, Van der Wiel, perché ovviamente deve giocare lui perché abbiamo un brutto infortunio, è stanchissimo però è l'unico terzino decente lì, destro, Kurzawa a sinistra e quindi questa è la formazione ragazzi. Io direi che si può assolutamente andare a simulare questa partita e vedere di vincere il titolo. Questa partita ragazzi non ce la skippiamo, ce la godiamo in poche parole,
Ovviamente vuole giocare Ibra per questo finale di campionato, ovviamente non la skippiamo contro il Nantes, che comunque è quinto in classifica e si gioca comunque una buona parte di campionato. Andiamo a vedere un po' qual era la situazione anzi Di Maria, quindi mi porto Payet assolutamente. Togliamo gli esterni, voglio cercare di andare centralmente contro il Nantes. Ho visto praticamente che giochiamo in casa, quindi giocando in casa dovremmo avere qualche chance in più. Vediamo, questa non la skippo. Attenzione c'è, perché comunque ci siamo trovati ad un finale di campionato che non mi aspettavo. Pensavo di andare un po' più tranquillo, sinceramente. Ho sbagliato a simulare quelle ultime due partite. Magari le energie Champions ci hanno tolto tanto tanto appeal. E ora siamo ancora 0-0, ragazzi, la cosa mi preoccupa, perché dobbiamo vincere per vincere il campionato, perché non si sa mai poi che fa il Saint-Étienne. 1-0 Lucas, attenzione, meno male, 1-0 Lucas, teniamo ragazzi, e si vince il campionato! Campionato vinto, ragazzi! Abbiamo penato alla fine, ma il campionato è stato vinto, facciamo gli allenamenti importanti. Lì tra l'altro è stato inquadrato come notizia Brad White, che è un giocatore che volevo provare l'anno prossimo. Attenzione, sale Stones? No, di pochissimo, quindi tanti giocatori che stanno salendo. Brad White pensa solo a giocare, ok. Quindi ragazzi, abbiamo vinto il campionato, sono contentissimo. Squalifica scontata, premio torneo 16 milioni, fantastico. Per l'anno prossimo il budget bene o male c'è, anche se comunque ce lo davano. Quindi ragazzi, allora, diciamo, voglio gestirmi così il prossimo episodio, così vi faccio già capire cosa voglio fare nel prossimo. Qui vabbè, dobbiamo diramare i convocati che avevo praticamente già gestito. Ah, Batshuayi si è praticamente infortunato. Quindi ci portiamo il fratello di Hazard e convochiamo tutto. Allora, andiamo a calendario. E qui ragazzi, allora abbiamo voglio fare per il prossimo episodio la finale di Coppa contro il Nantes, la voglio giocare. E vi farò vedere come sono saliti i giocatori nelle opzioni qui, in info rosa, come sono saliti, magari vi faccio vedere anche i goal e cose del genere, dedico un episodio così, e poi il prossimo episodio invece lo dedicherò solamente alla finale di Champions League contro l'Arsenal, che è la cosa più importante per il progetto che abbiamo creato, e poi ovviamente decideremo in futuro. Qui come incarica abbiamo al momento, poi durante la carriera cambiano, perché magari anche da un giorno all'altro possono cambiare. Per il momento ci sta un'offerta dal Bayern, dal Borussia Dortmund, sarebbe un qualcosa, un'idea, però non sono molto orientato verso il Borussia Dortmund, sinceramente. Conferenza stampa, motiviamo i nostri giocatori, quindi vi ho detto come sarà il programma più o meno. Quindi non mi resta nient'altro da dire, abbiamo vinto il campionato, primo trofeo, potremmo fare il triplete, Coppa, campionato e Champions, vediamo un po' come va a finire. Spero che questo episodio vi sia piaciuto, episodio molto molto importante, spero che appunto vi sia piaciuto, iscrivetevi al canale, passate per la pagina Facebook ragazzi, importantissimo, trovate il link in descrizione perché lì pubblico tante cose, popolatela quella pagina perché così mi seguite sia su YouTube che su Facebook. Detto questo, un saluto a tutti da Ricky e noi ci vediamo in un prossimo episodio importantissimo, ciao ragazzi!